Mi autopresento anche perché sono presento di fare lo speaker, quindi oggi ricominciamo in Next Friday Talk, quindi la serie di talk che facciamo in laboratorio ogni venerdì. L'idea di Next Friday Talk è di andare ad avere una serie di persone non necessariamente interne al laboratorio che ci portano un pochettino nel loro mondo. Quindi l'idea è quella di andare a cercare di andare a incontrare quello che chiamiamo ecosistema Next, andando quindi a coinvolgere sia persone del laboratorio che raccontino e che ci rendono partecipi in una maniera un pochino più ampia di quello che è il loro lavoro di ricerca, e in altri casi appunto avendo o alunni che tornano e ci raccontano quindi che cosa hanno fatto e in che cosa di quello che stanno facendo il Next ha avuto, in che modo il Next ha avuto un impatto e un ruolo nelle cose che loro stanno facendo adesso, e in altri casi invece sono persone esterne, amiche, vicine però al Next, che vengono e ci raccontano di tematiche a loro vicine e di possibili anche agganci per lavori di ricerca da fare a questi. Quindi questo qua è un pochettino la filosofia di Next Friday Talk. Avere un'oretta di chiacchierata tra amici su tematiche che sono di interesse a diverso livello e per diversi motivi per noi qua. Nello specifico, quindi, quello che facciamo oggi con apertura, sì, ci sono due posti, venite, venite. Quello che facciamo noi oggi come apertura di Next Friday Talk è quello di raccontare che cos'è il Next legato al progetto del 2019. Ora, per alcuni di voi questa cosa è una ripetizione di cose che abbiamo già fatto, per altri sarà nuovo. Spero di riuscire sempre più o meno a mettere qualcosina che comunque non sia sempre stato detto in questa presentazione, in qualunque delle edizioni che abbiate visto. Il motto iniziale è quello di Make Other Successful. Questa è un pochettino la filosofia alla base. Questa è la filosofia alla base del laboratorio e dovrebbe essere un pochettino la filosofia alla base anche di quello che è il driver per ciascuno di noi nello stare all'interno del laboratorio. Questo perché? Perché voi dite, no cavolo, io sono qua e dovrei voler diventare io una persona di successo. Vero? Ma essendo e vivendo in una realtà dove voi non lavorate da soli, nel momento in cui voi riuscite ad aiutare gli altri ad avere successo, ecco che direttamente anche voi riuscirete ad averlo. Questo è un pochettino il gioco per voi. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, questa è proprio la mia missione, se dovessi dirla in una frase. Perché io sono un ingegnere, ma sono un ingegnere che insegna. Quindi il mio lavoro è questo, è quello di cercare di rendere persone di successo le altre. Dove il successo per noi è una definizione ben precisa. Non è essere noto o avere notorietà, essere un VIP o roba di questo tipo. Avere successo vuol dire essere riusciti a diventare quello che voi volevate e potevate diventare. Quindi il successo è questa cosa qua. Quindi come facciamo a fare questa cosa all'interno del Next? Lo facciamo, scusate il gioco di parole, proprio attraverso il Next. Questa ormai è una slide che è nota ai più, raccoglie un pochettino di storia, quindi il laboratorio nato come riunione di Microlab e di Vipilab, e questa cosa è un fattore caratterizzante, quindi noi nel nostro DNA abbiamo le due componenti di System Architecture e System Security, e poi attraverso tutta una serie di cose che vanno da un lavoro da, come dire, che vi vede passivi, tra virgolette, cioè voi che vi vengono proposte cose calate su di voi in cui voi siete molto attivi nel farle, perché la ricerca che facciamo è bella, ovvio, questo qua è chiunque che lo dice delle cose che fa, ma è principalmente è pensata anche sul farvi fare progetti. La teoria è fondamentale e serve, perché sennò reinventeremo tutte le volte la ruota, ma non deve essere fine a se stessa. Non conosciamo solo per il gusto di piacere, conosciamo e impariamo perché è nel nostro DNA, quindi ci piace curiosare, ci piace scoprire, ci piace imparare, ma ci piace poi anche metterlo in pratica. Quindi ci piace creare cose, ci piace vedere come e quanto quello che abbiamo imparato dal punto di vista teorico poi possiamo metterlo in pratica e possiamo combinarlo con le varie conoscenze che abbiamo per risolvere i problemi. C'è una seconda parte che li vede attivi non solo nel fare, ma anche proprio nel raccontarvi. Allora, in questo caso voi è come se foste un pochettino dietro le quinte, voi fate il lavoro, voi realizzate le cose, ma non basta. C'è una seconda parte legata ad una comunicazione, a un rendere partecipe chi è nel Next in prima istanza e chi è vicino al Next, ecosistema Next, e chi è interessato potenzialmente, anche se non è nel Next, alle cose che voi fate, dovete riuscire a comunicare, dovete riuscire a portare questa cosa anche a queste persone.
Allora, questo poi lo facciamo attraverso due cose principalmente. Una, le conferenze. Due, l'interazione con le aziende. Questo perché? Perché comunque questo è un laboratorio di ricerca, quindi dobbiamo partire dalla ricerca, ma è un laboratorio di ricerca all'interno del Politecnico. Quindi comunque vengono coinvolti gli studenti che svolgono anche parte di ricerca, ma in cui quindi si va anche un pochettino a sovrapporre ricerca e didattica, che è un pochettino quindi il motto del laboratorio, un luogo dove ricerca e didattica si vengono a mischiare, non si devono mai confondere, cioè deve essere chiaro che cosa è didattica e che cosa è ricerca, proprio anche perché se no gli obiettivi sono diversi, sono sfasati, e se non riuscite a capire se state lavorando in un lavoro di ricerca o in un lavoro più didattico, il rischio poi è quello di provare profonda insoddisfazione rispetto agli obiettivi e al raggiungimento dei risultati che ottengono. Allora, questo come si trasla in queste due cose? Si trasla nel fatto che il Next, come il Politecnico, è un passaggio per gli studenti che ne fanno parte. Voi diventerete poi ingegneri dopo. Fino a che siete qua, voi non siete tendenzialmente ingegneri, tranne poi nel caso in cui diventate dottorandi o diventate professori e via dicendo. Ma voi tendenzialmente siete laboratorio da studenti. Vi prepariamo per queste cose dopo, per essere ingegneri. Ingegneri che faranno cosa? Lavoreranno in università, lavoreranno in centri di ricerca, lavoreranno in aziende, costruirete, creerete voi la vostra azienda, lavorerete per grosse company, rimarrete in Italia, andrete all'estero, non lo so. E negli anni abbiamo visto un pochettino di tutto all'interno del laboratorio. Allora, il nostro obiettivo è proprio questo: cercare di permettervi di avere una esposizione rispetto a questo, per riuscire anche già da studenti a capire, a comprendere meglio quale figura professionale voi vorrete avere dopo, e quindi verso cosa, nel momento in cui avrete un titolo, indirizzare il vostro futuro. Questo è fondamentale, perché sennò quello che succede, tendenzialmente che succedeva, era una cosa anche del tipo: vi laureate, vi dice, cosa ne dici? Dottorato? E lui, o lei, dice, perché no, non ci avevo mai pensato. Non si sceglie il dottorato perché non ci avevi mai pensato o perché un docente te lo propone. Tu devi scegliere di fare il dottorato perché ritieni che quello sia il tuo percorso, che sia la tua strada. Come fai a scoprirlo se non costruendolo pian pianino e avvicinandoti a quel discorso da studente? Questo è quello che facciamo al Next. La stessa cosa è andando per esempio in azienda. Più delle volte uno dice, ah, quanto vorrei andare a lavorare presso una grossa industria. Ci sei mai andato? No, quindi hai il mito di questa cosa. Allora, un conto è dire, ci sono andato, ho visto, ho valutato, ho capito, poi è ovvio che da azienda a azienda il contesto cambia, ma un conto è, ho iniziato a prendere le misure rispetto a questa cosa e ho capito che non me ne frega niente, rispetto a è quello che di più vorrei fare nella vita. Allora, questa cosa è un qualche cosa che dobbiamo fare durante la vostra permanenza in laboratorio. Perché questo è l'obiettivo, non tenere più persone in laboratorio, non avere più studenti, più tesisti, ma permettere a chi transita per un certo periodo all'interno del laboratorio di conoscersi, scoprirsi e capire quindi verso cosa deve andare per il suo futuro. Questo è un pochettino quindi quello che è l'obiettivo del laboratorio, che ritorna su Make Others Successful. Questo è un pochettino il come noi facciamo questo. Fisicamente il laboratorio in numeri è una realtà molto complessa, quindi è uno dei laboratori del gruppo di System Architecture del Politecnico di Milano, un altro per esempio è il Lab, quindi qua non trovate tutti i docenti del gruppo di System Architecture, trovate soltanto quelli che ufficialmente fanno afferenza al Next Lab. Da qui una serie di numeri poi legati a tesi, progetti, dottorandi e via dicendo, anche in questo caso non neanche associati a tutti quelli che sono i docenti che fanno afferenza al Nextra ufficialmente, ma a quelli che da un certo punto di vista lo vivono in maniera un pochettino più attiva, mettiamolo in questi termini. In questo contesto poi quello che farò nel resto del talk sarà quindi focalizzarmi su tre docenti in particolare, e questi tre docenti sono la professoressa Sciuto, il professor Zanero e io. Ed io poi se ne andò e qua c'è l'attenzione di Gino Paoli e via dicendo, solo perché mi si diceva che avevo un ego, pensavo di essere io, ma facciamo anche qua la battuta, per finire di fare lezione, la prima lezione informatica vivi, giocavo anche questo. Allora, questi sono i tre docenti di cui parleremo di più adesso, e qui da qui DMS, quindi Donatella, Marco e Stefano.
E quello che succede è che è vero che sono tra i docenti, ma coprono le due aree di cui vi accennavo prima. Quindi il micro lab è computer architecture e il VP lab è più system security. Allora, da un punto di vista di system security, io sono decisamente la persona non più adatta a parlarne, perché quella è il professor Zanero, però posso raccontarvi a grandi linee di che cosa ci si occupa. Quindi la resource line è divisa in diverse resource topic, in questo caso 4: malware analysis, bank fraud detection, cyber physical system security e mobile web security. E quindi evidentemente security è un termine che torna, giustamente essendo system security come area. Però è interessante vedere come si spazi abbastanza in diversi domini all'interno del campo dell'ICT. Dai cyber physical system, e qua possiamo pensare sia a bracci robotici piuttosto che a domotica, piuttosto che a automotive e cose di questo tipo, a bacche e frodi, a malware, quindi tutto quello che era un discorso legato alla detezione di malware, alla prevenzione degli attacchi da malware, a quello che è un discorso più generale di classica, tra virgolette, web security, e oggi evidentemente è molto più legata anche al mondo dei mobile, e quindi questa ultima parte, quindi questa estensione di mobile e web security. Se andiamo invece nella parte di computer architecture, allora in questo caso parliamo di tre research line, parliamo di DREAMS, ORCA e STIL, e su queste non mi sto a dilungare più di tanto, non perché non posso parlarne, ma proprio perché potendone parlare, perché sono poi quelle di cui mi occupo poi anche io principalmente, ho preparato una serie di slide specifiche per ciascuna di queste. Ritornando ad una visione del lab un pochettino più generale, quindi l'altro modo iconografico con cui ci piace rappresentare il laboratorio è questo, che ha tutta una serie di chiavi di lettura differenti. La prima è quella più evidente di un diagramma di Venn in cui ci sono tre insiemi: la ricerca, l'ambiente e le persone. E questo è vero. La cosa che è interessante da vedere però e da leggere da questa grafica è la distribuzione. Non è un diagramma di Venn casuale, ma è stato costruito in una certa maniera proprio per dare un significato. Che alla base abbiamo la ricerca e il più alto obiettivo del laboratorio è quello di formare le persone attraverso l'ambiente e quindi le opportunità che vengono anche fornite all'interno del laboratorio. La seconda chiave di lettura, che però mima questa che vi ho appena detto, è l'immagine dietro, e quindi abbiamo un bambino con gli occhiali che legge su un libro, la lettura, quindi lo studio e la ricerca, gli occhiali che sono il mezzo attraverso cui si facilita e si favorisce la lettura, e la testa che nel nostro caso esemplifica la persona, le idee, che quindi sono l'ultima emanazione di quello che è il laboratorio. L'altra cosa che è carina è il discorso 2020, quindi arriviamo nel 2019, ci avviciniamo al 2020, e questo è un pochettino la chiusura del quinquennio che avevamo quando nel 2015-2016 avevamo iniziato a programmare quello che doveva essere l'attività del laboratorio. Non so ancora dirvi onestamente di cosa succederà dal 2021, evidentemente ci saranno delle rivoluzioni da un certo punto di vista, non ritengo molto dal punto di vista metodologico di persone e ambiente, ambiente sì come struttura potenzialmente ma non come finalità, molto probabilmente queste invece saranno più evidenti dal punto di vista della ricerca, e questo è anche giusto che sia così. Non dobbiamo essere troppo attaccati e innamorati alla ricerca che facciamo, dobbiamo volerla fare, farla bene, tenerci, questo sì, ma non esserne eccessivamente innamorati, perché sennò rischiamo di perdere di concretezza rispetto a un mondo che è in continua evoluzione, e quindi poi rischiamo di essere incapaci di continuare a catturare la dinamica di un mondo che evolve, mentre noi, anche per un discorso di tranquillità e serenità, ci stiamo invece un pochettino seguendo. Ecco, questo non deve succedere. Andando quindi nello specifico poi di quello che è quello che facciamo adesso nel 2018, che ci introduce nel 2019 rispetto alla parte di system architecture, ci focalizziamo dalle sette risorse che c'erano prima sulle tre di cui mi occupo io, quindi STIL, DREAMS e ORCA. DREAMS è tutto ciò che è legato al mondo delle configurable computing, quindi quello che vede l'FPGA un pochettino al centro, e da qui poi tutta una serie di misunderstanding a diversi livelli. C'è il problema di chi vede l'FPGA come allora devo scrivere VHDL verilo, e quello è una parte, non è necessariamente quello. C'è chi vede l'FPGA come dire allora dovrò scrivere cose tipo C o usare linguaggi di alto livello per, non è neanche solo quello.
Ci sono veramente una serie di... è come un diamante che ha diverse facce. A seconda di quella che è la cosa che gli piace di più, si può e si va a guardare, ad analizzare quella faccia che del diamante mi interessa maggiormente. Allora, qui questo vuol dire che davvero possiamo lavorare a diversi livelli. Siete interessati, vi piace un sacco la ricerca operativa, i problemi di ottimizzazione? Ottimo! Abbiamo tutta la parte di physical design, algoritmi di floor planning, place layout, che vanno proprio in quella direzione. Allo stesso tempo, vi interessa tutta la parte di gestione del runtime, di un sistema operativo, di... bello, perché questa parte è io vado a realizzare le mie diverse componenti di hardware che devono essere realizzate sul mio sistema, come faccio a gestire la runtime, in un discorso per esempio alla cloud, come posso io andare a vedere e gestire un discorso di Elastic Cloud e quindi andare a vedere un uso elastico delle mie risorse, ce ne saranno di più, ce ne saranno di meno sulla base di quelle che sono le necessità runtime e quindi non solo una gestione ma anche un monitoring e anche un discorso di valutazione delle prestazioni e via dicendo. Ora, questo era giusto per citare alcuni dei lavori, perché sennò anche solo appunto per Dreams avremo bisogno di non un Next Friday Talk, ma di un Next Week Talk. Quindi un'intera settimana solo per la parte di Dreams. E mi sembra anche un nome interessante, potremmo iniziare a introdurla. E il terrore se ci chiede, non so se ridere o piangere, se sei una battuta o no. E bravo, perché hai iniziato a capire che il terrore è proprio una roba. Se andiamo a fare uno zoom in quelli che sono i research topic all'interno di Dreams, più attivi abbiamo Chaos, Hug e Draco, ExaFPJ è non in stand-by, ma sta vivendo un periodo di chiusura di una sua prima fase di lavoro e di rilancio potenziale nel nuovo anno. Quindi in questo momento è segnato in grigio non perché non ci si stia lavorando, ma perché in realtà rispetto a voi in questo momento non è una cosa su cui vi coinvolgerei più direttamente, proprio perché è in un transitorio. Quindi, essendo anche un laboratorio di didattica, cioè un laboratorio di ricerca, ma in cui c'è la didattica come parte coinvolgente, qui chi ci deve fare ricerca sicuramente è coinvolto e sicuramente verrà coinvolto. Ma nel caso in cui stiamo parlando di didattica, questo è un rischio. Quindi no, non va bene, perché non sarebbe didattica quello che si andrebbe a fare in ExaFPGA. Rispetto invece a questi tre lavori, in tutti e tre si possono trovare entrambe le componenti, sia di didattica che di ricerca. Chaos è poi il nostro strumento che utilizziamo per progettare e realizzare sistemi eterogenei in cui ci siamo anche le FPGA. Abbiamo Hug, che è una sorta di emanazione di Chaos nel campo della genomica e quindi è una teorizzazione di quello che è questo CardFlow per la parte di genomica, con tutto poi quello che è anche evidentemente la realizzazione di una piattaforma che sia in grado di implementare in maniera efficiente pipeline genomiche e cose di questo tipo. Quindi di nuovo il full stack, non si parla solo di CAD, non si parla solo di IP, si parla anche tutto di runtime e via dicendo. C'è veramente all'interno di molti di questi progetti un approccio tra virgolette olistico a quello che è un lavoro con l'FPGA. Draco, tolto il nome molto figo, scusate, per questo che poi non lo cambiamo, quindi poi lo abbiamo messo dentro in questa maniera, è tutto quello che sono design di IP. Questa parte è quella più interessante e quella in cui tendenzialmente si possono riconoscere tendenzialmente i ragazzi o del terzo anno o che comunque per la prima volta iniziano a muoversi all'interno del Next, perché tendenzialmente se tu lavori su un FPGA la prima cosa che fai difficilmente sarà lavoro in Chaos o in Hug, perché in quel caso devi avere già un expertise che puoi rivendere all'interno di un certo contesto. Qua è solo un esperto o un appassionato di un certo dominio, image processing, finanza, machine learning, genomica, e questo è diventato dire pure Hug, e mi piacerebbe vedere come fare a rendere più performante il mio sistema, il mio algoritmo. Bene, studiamolo, analizziamolo, facciamolo un po' di co-design, andiamo a vedere come andarlo a implementare sull'FPGA e disegniamo IP e poi, quindi l'intero sistema bene. Classicamente questo è quello in cui vengono coinvolti i ragazzi di ingegneria biomedica se interessati a lavorare sull'FPGA, perché lavorando con degli strumenti di sintesi di alto livello e per esempio vivando per essere, quindi scrivendo codice C, riescono a realizzare qualche cosa che abbia una sua ragionevolezza, una sua implementazione e vederlo funzionare su FPGA senza estraniarsi da quello che è il loro dominio applicativo. La parte di Orca invece è più quella legata a computer architecture e sistemi operativi.
anche qua sistemi operativi va preso tra virgolette, nel senso che noi non ci occupiamo di sistemi operativi, noi li utilizziamo, ci facciamo qualche lavoro di ricerca, ma più che altro lavoriamo anche all'interno di Orca a un livello di containerizzazione, virtualizzazione, valutazione delle performance, sistema di monitoraggio delle performance e cose di questo tipo. Non facciamo nessun tipo di hack del kernel o robe così. Ne abbiamo fatti di lavori, facciamo delle ricerche molto mirate in quello, ma un conto è fare una ricerca, un lavoro ogni tanto, e un conto è dire è una nostra area di ricerca. Noi non ci occupiamo davvero di sistemi operativi. Anche perché dire che ti occupi di sistemi operativi vorrebbe dire che tu per 20 anni non hai fatto nient'altro che se non quello. E non è così, è falso. Quindi non è corretto dire che ci occupiamo di sistemi operativi. Ci interessano, sono un ambiente, è un tema che ci piace, con cui ci piace lavorare, che ci piace toccare, ma rispetto funzionalmente rispetto alle cose che facciamo. Quindi realizzazione di sistemi eterogenei, quindi con dentro CPU per esempio, non solo FPGA, sistemi multicore, autonomic computing, quindi avere un qualche cosa che a runtime ci permette di orchestrare l'uso delle risorse, non soltanto dell'FPGA, come potrebbe essere invece un discorso all'interno di Dreams. Andiamo a fare tutta una serie di lavori appunto con macchine virtuali, con Zen piuttosto che container, quindi con Docker, o con una serie anche di orchestramento come Kubernetes per esempio, cose di questo tipo qua, per cercare di andare ad estenderli, a integrarli con delle nostre tecniche, con dei nostri sistemi, per vedere come, per esempio, senza andare a sforare dei limiti o dei desiderati a livello di consumi energetici e capi in potenza, riusciamo però a non degradare le performance desiderate dal nostro utente che sta utilizzando le nostre macchine. Allora, esempi di research topic in questa research line sono Hippo, CNNext e Rainbow. Rainbow è tutto quello che è il runtime, che fondamentalmente era legato più a un discorso di autonomic computing. Hippo è tutto quello che adesso è il nostro, la capacità di creare sistemi che siano aware di diversi tipi di vincoli in energia, in potenza, in performance, e gestirle attraverso anche un runtime al meglio per riuscire a garantire le performance desiderate. CNNext è un nome un pochettino misleading, passatemi il termine, perché è la nostra attività legata al campo del machine learning in un sistema eterogeneo. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non ci occupiamo di machine learning, che non facciamo tecniche di machine learning, non ci occupiamo di algoritmi di machine learning, questo lo fanno altri gruppi, altri docenti all'interno del laboratorio, per esempio Airlab, giusto per citarne uno. Quello che facciamo noi invece è prendere tecniche già assodate, già studiate, già validate e vedere come le FPGA o sistemi eterogenei più in generale sono all'interno di Orca possano migliorare le prestazioni di questi sistemi proprio cercando di adattare meglio il sistema sottostante a quelle che sono le caratteristiche del dominio. Allora, se volete, per noi CNNext da un certo punto di vista è stato a suo tempo, e adesso lo diventerà in maniera più marcata, un primo lavoro all'interno di un discorso DSL, DSA, quindi Domain Specific Languages e Domain Specific Architecture. Nel nostro caso Domain Specific Architecture vengono realizzate attraverso l'uso delle FPGA, Domain Specific Languages in questo caso era più che altro legato al dominio vero e proprio, quindi algoritmi di machine learning e robe di questo tipo, ma stiamo lavorando per esempio con MIT, quindi con il professor Samana Manasinghe, nell'integrazione di loro Domain Specific Languages su FPGA per cercare di andare a creare un pacchetto completo che, data la descrizione del sistema, vale a implementare questa linea. Allora, questo qua era giusto per fare un esempio, in quel caso evidentemente sto parlando di AI come linguaggio di programmazione e quindi sto anche targetando image processing, quindi convolutional neural network per esempio, cose di questo tipo. Se andiamo a vedere Still, allora Still ha tutta una genesi sua molto particolare e molto singolare, che è quella legata all'uso di soluzioni che noi stavamo già studiando e portando avanti per cose completamente differenti da quello che è un discorso di smart technologies nell'ambiente di vita di tutti i giorni del quotidiano o di wearable, che sono poi le cose in cui in questo momento ci stiamo più indirizzando all'interno di Still, e che partivano da quelle che erano le nostre competenze nel campo di system architecture. Quindi un esempio banale,
uno dei lavori che facevamo era legato alla thermal awareness, quindi cercavamo di capire come piazzare il termocopio sul processore per vedere come si stesse surriscaldando il chip sulla base di un carico non predicibile di processi che venivano richiesti on demand sulla nostra piattaforma. Quello è lo stesso identico problema che potremmo avere in un ambiente per cercare di capire dove andare a piazzare il sensore di qualità dell'aria e cose di questo tipo qua, con un carico non predicibile di persone che entrano ed escono dall'ambiente, quindi una variazione a runtime non data a priori a design time. Quello era un esempio. Un altro era legato per esempio al floor planning. Noi facciamo un floor planning su FPGA, quindi abbiamo un chip che ha un layout predefinito, abbiamo una serie di IP, quindi funzionalità che devono essere implementate sul dispositivo, e sta a noi decidere, con anche la variante più aggiuntiva del tempo, che nel tempo queste possono variare in tipi di funzionalità mappate sull'FPGA, come andare a disegnare e piazzare sul dispositivo. Lo stesso tipo di problema si ha nella progettazione di un ambiente. Ambiente che, mai come oggi, può essere riconfigurabile a runtime, perché se andiamo ad avere delle soluzioni con open space, con pareti mobili, ecco che anche il floor planning e il layout, quindi del nostro ambiente, non è più noto a priori, a prescindere da quello che si era disegnato a design time, ma si adatta sulla base di quelle che sono le esigenze delle persone che vivono l'ambiente. Quindi è esattamente lo stesso problema che avevamo noi con la FPGA. E da qui potrei citarvene altre, tipo la decisione anche di Alessandro Nacci, legata all'uso di Qualcomm Classy e Carnot per fare dominanza di righe di colonna su regole per BD Management System, per riuscire ad identificare regole di ridondanza, stati pozzo, quindi in questo caso usando tecniche di sintesi logica nel corso di reti logiche A. Semplicemente, per esempio, visto che il background delle persone qua è tutto del Politecnico, quando dico di logica sapete di che cosa stiamo parlando. Quello che oggi è still è invece questo, quindi è un avanzamento da un punto di vista degli interessi, quindi still è un ottimo esempio, come vi dicevo prima, di non sediamoci su quello che era la nostra conoscenza di partenza, ma cerchiamo di catturare una dinamica di evoluzione anche di esigenze verso l'esterno. BOSS, SPIN e WIMOS sono i tre resource topic che oggi sono più attivi all'interno di STIL, e poi in realtà noi tutte queste tre le ricombiniamo un pochettino assieme per motivi differenti e la chiamiamo NextAmp, perché quindi questo è quello che per noi è l'attività che facciamo come NextAmp, o meglio è la parte di ricerca che c'è all'interno del NextAmp che ci serve per creare tutta una serie di tecnologie abilitanti per recuperare informazioni sulle persone che invece stanno partecipando all'attività che stiamo. Quindi, nei prossimi 10 minuti, quello che vorrei fare è una carrellata veloce a questo punto su quelle che sono le modalità con cui nel 2019 metteremo in atto tutte le cose che abbiamo visto adesso. E quindi, fondamentalmente, quali sono gli eventi che ci vedono coinvolti. Qui c'è un primo elenco veloce, a colpo d'occhio, già vi dà l'idea del carico di cose in cui siamo esposti, e questo vi fa capire l'importanza di tutta una serie di discorsi che abbiamo già fatto con diversi di voi per capire il vostro percorso all'interno del laboratorio. Uno non viene in laboratorio e si lascia colpire da tutte le cose che ci sono, perché sennò non ne esce vivo, o se ne esce vivo ma un po' frastornato. Quindi è fondamentale riuscire a capire cosa voi volete fare, quali competenze si vogliono acquisire e come fare a crescere all'interno di questo insieme di informazioni. Anche perché uno rimane in laboratorio un mese, e beh, se rimane in laboratorio un mese forse non ha senso che fai tutte queste cose, sicuramente. Se ci rimani 2 anni, e se ci rimani 2 anni, di nuovo, che urgenza hai di fare tutto subito? Facciamolo un pochettino diluito e ragionato e pensato nel tempo. Se andiamo quindi a vedere che cos'è il NextAmp, è, oltre a un insieme di meme bellissimi che abbiamo generato nel tempo, è nato da una delle esigenze che avevamo visto durante la NextAmp Conference, quindi chiedo scusa se faccio questo ping pong tra i due eventi. Però per noi il bello della Nextcloud Conference era riuscire a portare le persone fuori dalla loro zona di comfort. Il problema di questa cosa è che nel fare questo si sono andati a toccare tutta una serie di corde che non erano solo di ricerca, ma erano proprio anche corde di sicurezza, barra insicurezza personale. Perché è evidente, nel momento in cui si porta fuori dalla vostra zona di comfort, si creano delle situazioni di disagio. Però è lì che poi si migliora e si cresce realmente. Allora, il principio base di tutto questo è che, evidentemente, la persona non è la somma delle singole parti che lo compongono, c'è qualcosa di più. E quindi per riuscire ad andare a lavorare al meglio con voi, non potevamo focalizzarci solo sugli aspetti tecnici, dovevamo cercare di andare a completare un pochettino
l'approccio e il tipo di offerta che vi si dava modo di vivere, senza obbligarvi, ma permettendovi di, qualora se ne vedesse l'utilità. Da qui l'idea quindi di cercare di, e qua il cambiamento va capito bene, perché messa così sembra che uno dica: ah, ecco, vado al next e mi vogliono fare il lavaggio del cervello, mi vogliono cambiare nel modo con cui vivo e nel modo con cui faccio le cose. No, il cambiamento è nella vostra conoscenza, nella vostra comprensione delle cose che state facendo. Non vogliamo che voi cambiate il vostro stile di vita, non è neanche lontanamente quello l'obiettivo. Vogliamo che però voi cambiate la conoscenza che avete del fenomeno che state vivendo. Cioè, esempio banale: ah, ma cavolo, tutte le esperienze che faccio al Next mi permettono di imparare un sacco di cose, chi se ne frega se questo fa sì che la mia media negli esami si abbassa. No, me ne frego io, perché non è quello il messaggio che il Next deve passare e vuole passare, punto. Uno, perché il Next è un laboratorio di ricerca del POI, non è una cosa separata. Due, perché voi siete qua perché siete studenti del POI, quindi POI prima, punto. Questo è fondamentale, non solo, ma qua è se passasse questa idea dell'università di strada. Il Next mi insegna cose, no, non funziona così, perché per quanto è vero che qua mettiamo in pratica e impariamo un sacco di cose, quelle cose hanno un valore su di voi personale, ma che non è riconosciuto verso l'esterno. Verso l'esterno ciò che viene riconosciuto è il vostro titolo, è il vostro voto di laurea. Poi uno può dire: ah, ma nudi e puri ci sono sempre, ah no, ma a me non me ne frega niente il voto di laurea, la gente mi deve apprezzare per quello che sono. Questo non è sintomo di grandezza, è sintomo di profonda stupidità e fragilità. Il non riuscire a capire che è importante anche che cosa tu mostri agli altri non ti rende migliore, ti rende piccolo, perché ti rende fragile. Se tu hai paura di adattarti, di modificare un pochino le tue cose perché gli altri hanno piacere e ti valutano anche in una certa maniera, allora c'è un problema. L'essere sempre dritti e mai capaci di flettersi un secondo non vi rende migliore. La canna si flette, non si spezza. E allora bisogna riuscire a essere un pochettino una canna di bambù, ecco, aggiungiamo un pezzo di bambù, perché sennò poi si creano fraintendimenti non banali. Allora qua il gioco è quello: a noi sta a farvi capire che è vero che a noi qua la media non interessa in quanto motivo per stare nel Next, però quando noi non vivrete e morirete all'interno del Next, ci sarà un mondo fuori, e il mondo fuori vi valuterà anche attraverso quello. Quindi, per il vostro bene, è importante mettervi di fronte a questa cosa. Poi, voi sceglierete qual è il vostro obiettivo. Laurearmi con una media alta, laurearmi velocemente con una media alta, e questo vuol dire che la giornata è di 24 ore, ci sono 7 giorni alla settimana, 365, 367 disestili, giorni all'anno, e bisogna gestire le risorse al meglio. Punto. È un problema di ottimizzazione, è un problema che da ingegneri sappiamo risolvere. Stop. Se uno inizia a dirmi: voglio la media di 30 lode, finire in 2 anni e pubblicare 6 transaction, come dire, qualche dubbio a me viene. E se per fare le 6 transaction di cui, wow, che figata, ho fatto un ottimo lavoro al Next, la tua media da 30 lode è del 18, a me non va bene. Perché se il tuo obiettivo era quello, tu devi lavorare in quell'obiettivo, devi lavorare per quell'obiettivo, che poi verso l'esterno, in un certo contesto, ha più valore. Di nuovo, conoscenza. L'importante è che voi capiate che cosa succede a fronte delle cose che voi fate. E a me sta aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che voi dichiarate e a aiutarvi a capire che c'è un bipolarismo alle volte. Voglio fare questo e quest'altro. E queste due cose sono in netto contrasto l'uno con l'altro. E non va bene. Un conto è quello che vi piace fare e un conto è quello che sapete fare. Un conto è quello che vi piace fare e un conto è quello che vorrete fare. Allora, l'ottimo sostiene quando quello che vorrete fare è quello che vi piace fare, e questo lo potete ottenere solo quando conoscete le vostre reali capacità, il vostro reale potenziale, che vuol dire sapete i vostri limiti, perché sapendo i vostri limiti potete superarli come network, quindi lavorando con altre persone che sono forti nelle cose in cui voi mancate. Non è impossibile superare i propri limiti, si può fare, bisogna saperlo fare. Allora, quello che è NextCamp è un pochettino questo, quindi è una serie di attività che lavorano in questa direzione,
creando tutta una serie di parallelismi con cose che molto velocemente ci permettono di apprezzare questa cosa, tipo quando lavoro facendo CrossFit con un team di persone dove ci sono esercizi di tipologie differenti, da sollevamento pesi a cose più aerobiche e quindi anche magari corse e robe del genere, ecco che difficilmente una persona riuscirà a fare bene tutti e tre gli esercizi. E quindi in un team si apprezza la diversità, si apprezza la necessità di fidarsi degli altri, di condividere con gli altri, si apprezza anche il fatto che se io sono velocissimo a correre non vado al massimo della mia velocità, perché questo poi implica che l'altro che deve sollevare pesi non recupera sufficienza, e quindi anche il mediare rispetto all'obiettivo singolo di apparire rispetto a poi un bene comune di squadra. E questo perché ci interessa? Nessuno, cioè, non so adesso, qualcuno magari sì, ma il nostro obiettivo non è creare atleti, il nostro obiettivo è permettervi di diventare migliori ingegneri, quindi di riportare quello per esempio nel lavoro di team. Quando voi fate un hackathon, quando voi fate un progetto, quando voi è imparare a gestire la diversità e il valore degli altri anche mediando rispetto a. Ecco che succede in mente. Questo lo facciamo con diverse realtà, alcune del poli, alcune esterne, non sono neanche tutte, ce ne sono diverse altre, ma con cui stiamo chiudendo tutta una serie di dettagli dal punto di vista tecnico. E poi questa cosa qua in fine ottobre, novembre 2019 sarà poi invece resa ufficiale, quindi finalmente anche l'elenco dei loghi su questa slide verrà fissato e noi lo cambieremo poi per un po', si spera. Quindi ci sono diverse attività che andiamo a fare, andiamo a colpire il sonno, andiamo a colpire l'alimentazione, andiamo a colpire l'allenamento e ovviamente personal objectives, intesi come didattica e ricerca e sulle singole attività che si vanno a fare. Rispetto a questo, e questo qua ormai lo sapete, vado via anche abbastanza veloce, ci sarà un day in box, quindi un modo di avere una palestra per potersi allenare, avremo una serie di slot aggiuntivi rispetto a quel che. Ricordo che lunedì si inizia con gli allenamenti, sicuramente faremo il mattino, il pomeriggio questa settimana non è ancora garantito che parta, ci sto lavorando, vi farò sapere, il mattino sì, quindi lunedì mattina alle 7:15 ci si trova aggiornati per iniziare a lavorare. Ci sono poi tutta una serie di attività in collaborazione anche con i partner del clima, tra cui per esempio Polisport per la polimera, però su questo ci stiamo lavorando, ci sono già un sacco di cose, però non ve le racconto ancora perché arriveranno future informazioni. Quasi da ultimo l'estensione del NextCamp a tutti gli studenti del Poli, e quindi fatto questo attraverso l'attività di didattica innovativa di People and Dave, che partirà invece dal secondo semestre. Su questo in collaborazione con Metil, lavorando con la dottoressa San Cassani, per andare a costruire proprio tutto quel pedagogico parallelo tra l'attività di CrossFit, l'attività di nutrizione, l'attività di allenamento, quindi in generale, rispetto all'attività didattica. E da qui anche il lavoro con le psicologhe, con Silvia Danna e con Deborah Bivenzi, per andare ad aiutarci a creare questa logica, questa visione, questo parallelismo, questa intuizione nelle cose che facciamo come allenamento e nelle cose che facciamo come didattica. Questa è una slide riassuntiva poi di tutte le attività appunto che sono venute a essere più espanse con anche i nomi delle diverse persone che ci lavorano. Per chi è interessato, beh, ormai questa qua è andata perché era venerdì scorso, tra un'ora più o meno c'è il talk invece delle psicologhe. E giovedì prossimo invece, non il 28, quindi venerdì, ma il 27, quindi cambia leggermente il pattern, ci sarà la parte sul What the N, che è Wellness Through Nutrition, quindi diciamo che va bene, ma è di quel tipo. Quindi, Hackathon Next, già rispetto alle ultime, ecco la novità per tutti, faremo l'Hackathon on Rare Disease, 10-11 ottobre 2018, perché? Perché sono cambiate tutta una serie di cose, ci siamo trovati molto allineati con l'organizzatore di Shire rispetto a questa cosa e quindi tutta una serie di persone di voi è già stata pungolata opportunamente per partecipare a questo. Il 1 di ottobre avremo un incontro in Shire, da qui al 1 di ottobre faremo poi un meeting per dividerci in tre team, almeno che lavoreranno su tre argomentazioni differenti, però questa è una delle cose a cui parteciperemo. Parteciperemo al Google Hashcode, evidentemente, questo noi come laboratorio saremo l'hub del Google Hashcode del Politecnico di Milano e sarà organizzato dal Triple Student Branch del Poli. Abbiamo poi tutta l'attività legata ai Capture the Flag, quindi per esempio questo weekend c'è un CTF sabato e domenica qua in laboratorio,
il gruppo del Poli è Tavola Lavandoi e adesso esistono i Maccheroni, che invece è un team a livello nazionale in cui partecipano anche i nostri ragazzi. Abbiamo poi il Next Camp Edition, quindi l'Eken Next Event del 27 e 28 di ottobre. Questo sarà un momento diviso in due fasi, quindi 27 e 28 hackathon in laboratorio, in dipartimento, sette categorie, o meglio sette tematiche, due categorie training e wellness. In totale quindi avremo sette vincitori, i vincitori passeranno alla seconda fase. La seconda fase sarà un periodo qua in laboratorio con i nostri esperti di nutrizione, di allenamento e di sonno, per riuscire ad andare a far evolvere il più possibile le idee, da quelle che saranno comunque dei POC già realizzate il 27 e 28 di ottobre, in oggetti effettivamente funzionanti. Perché? Perché poi almeno il team vincitore, poi vediamo in base alla qualità delle cose che ci saranno, l'obiettivo è sempre la qualità, lo porteremo a San Francisco con noi alla Next Conference. E questo indipendentemente dal profilo, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle cose. Punto. Perché? Perché l'obiettivo della Next Conference è venire ed essere protagonisti. Se vinci l'hackathon e l'oggetto che tu fai lo useremo in 50 a San Francisco per fare Next Camp mentre saremo a San Francisco, evidentemente c'è tutto il nazionale per portarti a venire con noi. E quindi ecco qua il perché delle due fasi. Poi su questo, sul sito di People at Day in primis e anche poi sulla pagina di Facebook del Next di People at Day ci saranno maggiori informazioni. Il Next Research Line Fair Event sarà solo uno. Sarà il 15 di giugno, quindi al rientro dalla Next Conference, in cui inviteremo le aziende dell'ecosistema Next a partecipare a un momento in cui racconteremo e della Next Conference e dei vari lavori che abbiamo svolto durante l'anno. Abbiamo poi tre talk, Next Focus Talk, Next Friday Talk e Next Tech Time. Next Friday Talk, per esempio, è questo, quindi è l'evento che avviene ogni venerdì. I Next Focus Talk sono dei Next Friday Talk non al venerdì, banalmente, e quindi abbiamo cambiato il nome per questo. Sono dei momenti per cui c'è l'opportunità di avere tipo Simone Campanoni settimana scorsa, docente della Northwestern, che qua ci può parlare del suo lavoro di ricerca in campo dei compilatori. Ottimo, si coglie al balzo l'opportunità e si fa. Il 10 di ottobre, adesso non vorrei sbagliarmi la data del CIL, il 10 di ottobre ci sarà un Next Focus Talk di Bosch, di Bloomberg. Più avanti ce ne sarà uno di Bosch, quindi avremo anche dei focus talk gestiti da aziende, fatti da aziende, proprio perché sono delle opportunità che ci vengono date, ci vengono messe a disposizione, ne sfruttiamo, perché no? Next Tech Time, e quella un pochettino più colorata come cosa, sono le trasmissioni a radio, e quindi vi ricordo di andare su Mixcloud e di cercare Next Tech Time per avere i podcast di tutte le trasmissioni che abbiamo. Al 4 di ottobre partiremo con il Next Tech Time di quest'anno, la nuova edizione. Next Pizza, quella che c'è tra 5 minuti oggi, quindi dopo il Friday Talk c'è la Next Pizza. Next Pizza che diventerà un 2.0 in cui manterrà il nome, ma dove in realtà vorremmo avere un'offerta un pochettino più ampia di pizza, quindi pizza, sushi, hamburger, messicano, indiano, tutto in abbia una meta. E quindi qua per esempio quello potrebbe essere una bella piattaforma da realizzarsi durante l'hackathon, perché uno dei temi per l'hackathon sarà nutrizione, e quindi andare a realizzare una piattaforma che ci permette di fare un'offerta multipla di cibi che arrivano deliberati direttamente in laboratorio, minimizzando la sbaglia delle persone per piazzare l'ordinamento e gestire un coordinato sul pochettino delle cose, ecco che oggettivamente non è male. Punto lì, punto di vedere. Nextmas, Natale, 21 dicembre, luogo ancora da definirsi, ma ci sono già un paio di ipotesi decisamente interessanti. Cerchiamo di ridurci non necessariamente facendoci spostare poi con un carrello, anche perché quello sarà la sera dove per esempio annunciamo il vincitore dell'hackathon. Quindi anche qua l'idea di creare un fil rouge tra gli eventi, collegarli gli uni agli altri e cercare di dare un razionale di partecipazione alle diverse cose. Next Conference Junior è a San Francisco, quindi Next Conference Junior quest'anno è a date, 25-29 marzo 2019, è Next, quindi questo qua ne avete già sentito parlare per 40 minuti, quindi non sto a tediarvi ulteriormente, è group, quindi si va in massa, portiamo i ragazzi del laboratorio, tutti, dipendentemente dall'anno, dove ci sia un razionale, cioè se sei dentro da due mesi non ha senso, cioè hai fatto un minimo di cammino di formazione rispetto a
conference, si va e si presenta, si va, si interagisce, si va e si capisce che cos'è una conferenza, cosa vuol dire fare una conferenza, e si cerca di capire se quello è presente in un ambiente che vi può piacere, vi può interessare. Nel lato San Francisco evidentemente è la Network Conference, però non è Junior, dove Junior è un po' come Masterchef, c'è Masterchef e Masterchef Junior, dove Masterchef Junior lo fanno i piccoli. Qua non è questione di piccoli e grandi, è questione di cammino all'interno del laboratorio e di preparazione rispetto a. Quindi la Network Conference Junior è fondamentalmente un passaggio più facile a cui si viene esposti proprio anche didatticamente parlando. Dovete imparare. Qui non si, cioè si impareranno un sacco di cose, ed è vero, ma poi l'obiettivo è di mettere in pratica, quello di essere protagonisti delle cose che si fanno. Quindi ci sarà un coinvolgimento con la Polygon nel 19 maggio, ci sarà l'IEEE WE-ISC, quindi l'International Leadership Conference delle WE, Women Engineering, a Austin, e poi dal 21 al 2 giugno a San Francisco con tutta una serie di visite in aziende e in università. Questo è quanto è successo l'anno scorso, per esempio, rispetto a la nostra Polygon fatta a Vancouver. È stata provante, questo ve l'ho già raccontato un po' di volte. Quest'anno stiamo ragionando per cercare di fare qualcosa di divertente, forse anche da Milano, evidentemente, qui tutti ancora che ridevamo, eravamo felici, qui ancora non si era stato per partire, c'era un professore che ci seguiva, un pochino felici, un pochino persone che correvano, e qui all'arrivo in 5 poi, siamo poi alla fine di 10 ore, eravamo in 6. Quindi alla Nextcloud Conference che cosa si fa? C'è anche la parte di allenamento, c'è il Nextcloud. Perché? Perché serve, perché ci aiuta. È un ambiente, la Nextcloud Conference è un evento ad altissimo stress, super impulsiva, è come veramente una maratona corsa come 100 metri. Perché poi oggi il cringe corre una maratona in 2 ore, cioè vanno più veloci loro per 2 ore correndo di quando vanno in bici. Ma questo è un altro discorso. Il Nextcloud applicato lì però, già l'anno scorso abbiamo visto quanto beneficio abbia portato. Quindi c'è un allenamento non soltanto per gestire situazioni alimentari un po' particolari, ma proprio perché fa parte dell'esperienza. Avere un momento al mattino di risveglio aiuta a vivere la giornata meglio. Avere un momento di potenza alla sera, quando abbiamo finito i vari meeting, le varie cose, aiuta per sfogare tutta una serie di tensioni, quindi poi aiuta a dormire meglio e via dicendo. Quindi c'è tutto un razionale dietro alle cose che stiamo facendo. Quasi in ultimo, il Next Summer Workshop, quindi il nostro evento in montagna a Goglio. Questo è giusto perché, vabbè, un trend in evidente crescita, ma non è l'obiettivo quello dei numeri, però l'obiettivo è segnarsi le date, quindi dal 27 luglio al 2 agosto a Villa Gina, quindi no excuses, quindi per favore segnarsi la cosa, perché non c'è nessuno che oggi abbia già prenotato l'aereo, ma io poi pensavo, ma io non sapevo e parteciperò, mi autoinviterò dal Nato Nextcloud delle medie. Quindi qui Nextcloud. Questo è, siamo arrivati alla fine, i corsi al Next sono fondamentali. Sono fondamentali perché è un ambiente tra virgolette protetto in cui l'errore fa parte del processo educativo, si deve sbagliare, se non sbagli vuol dire che non stai facendo nulla di divertente, nulla di sfidante. Poi se sei un fallitore seriale, non so adesso come dirlo bene in italiano, non so, e allora lì magari c'è un problema, cioè magari ti stai sfidando troppo rispetto a quello che puoi dare, che puoi fare, che ti piace davvero, perché poi il problema è anche quello. E qua bisogna quindi lavorare, definendo un calendario next.it/calendar di eventi di formazione e di pensati per completare la parte di formazione. Poi in questo, buona parte di questo poi viene spostato anche su libro e tema, evidentemente serve definire una serie di obiettivi specifici, obiettivi personali, e da qui abbiamo quindi creato una serie di macro aree
dove più di una persona tendenzialmente si può ritrovare, e abbiamo già mappato tutta una serie di corsi. Anche qua, quello che avete visto, ed è quello che mi sta uccidendo negli ultimi 15 giorni, 20 giorni ormai, sono le chiacchierate per i personal objectives, quindi l'idea di discutere con me didattica, ricerca e corsi. Corsi sono i corsi al Next. Didattica e ricerca, didattica l'abbiamo già detto, il discorso della media, dei CFU, via dicendo, da mantenere alti e magari cercare di alzarli. Ricerca è qual è il lavoro, qual è il motivo per cui tu sei al Next, perché quello è fondante, è il razionale dietro a tutto. Ora, un conto è Enrico farà la Nexum Conference Junior, ok, ma lui si è già sparato anche la Nexum Conference, quindi è evidente che molto di quello che c'è nella Nexum Conference Junior lui l'abbia già vissuto, quindi non è così vero che dovrà fare tutte queste cose, e questo è il motivo per cui con me si definiscono le categorie a cui uno appartiene. Poi si va per esempio da Sara, che è la responsabile degli personal objectives per la parte di corsi e next, dove si fa un fine tuning, dove si dice ok, avresti dovuto, ma chi se ne frega, non li fare tutti, però che ne so, sai, c'è l'incontro con valore D, e quello è interessante, quello quando l'hai fatto tu, elementi di impresa, non c'era, vieni a vederlo, potrebbe servire, e quindi si va a modificare, a calare davvero su ogni singola persona il cammino di formazione. Questo quindi è per darvi un'idea, e qua capite, quando vi arrivano delle mail che dicono che le cose sono cambiate, questo noi l'abbiamo fatto a luglio, prima del Summer Workshop. Ciò nonostante siamo qua adesso anche ancora a cambiare le cose. È un lavoro mastodontico, è un lavoro enorme. Da qua, e volutamente questa non l'ho cambiata, c'erano i vari cose da farsi. Research teaching con me, soft skills tra virgolette, in corsi SNS con Sara, e la parte di lavoro per psicologo per creare quell'equilibrio, quel muoversi in maniera sana e sensata all'interno del Next con le diverse offerte. Questa cosa doveva terminare nella prima metà di settembre, non è neanche lontanamente a vedere il tramonto. E con Marco, il poverino, per esempio, fa: ah, allora quando ci rivediamo? Lui aveva perso il giro per una serie di motivi, e siamo arrivati a ci vediamo nella prima metà di ottobre. Quindi questa cosa adesso dovrò anche io capire come fare a gestirla un pochino meglio, ma serve, sta servendo, almeno il percepito è questo qua, sta funzionando bene, sta richiedendo molto più tempo del previsto, ma perché ce n'era forse più bisogno di quanto anche io non pensassi, e quindi bene che l'abbiamo fatta. E questo è l'head fake, tutto quello che abbiamo raccontato in questo caso è next camp. C'è questo fraintendimento di pensare che next camp sia l'allenamento. Quella è la parte di camp, ma c'è una parte di next che è dentro. E next camp è questo, next camp è freedom training, è allenamento alla libertà. Come si diventa liberi? Conoscendo i propri limiti e avendo il coraggio di affrontarli e di provare a crescere all'interno di quel contesto. Lì si diventa liberi, perché se li conoscete, sapete il vostro reale potenziale, e conoscete i vostri limiti, siete liberi di scegliere quello che vorrete essere e potrete essere. Quindi fare delle scelte un pochettino più consapevoli, e questo è il gioco, aumentare la consapevolezza, questo porta ad essere liberi. Questo lo si fa anche nella didattica, nel riuscire a pianificare le cose in maniera oggettiva, e voglio il 30 e voglio finire subito, ma allo stesso tempo voglio fare 50 altre cose. Ragazzi miei, è difficile, e allora la consapevolezza sta in questo, nel non essere completamente in una direzione, del puntare su un obiettivo e del comportarsi in un'altra. Che cosa succede qua e che cosa è questo? È Next Camp, perché alla fine della fiera tutto quello che avete visto è Next Camp, non è solo la parte di CrossFit, balance training, nutrizione, psicologi, sonno e via dicendo, è anche quello, ma quello è un di più a servizio utilitaristico vostro, quando e se riterrete che questa cosa sarà utile. Quindi, io direi che con questo ho chiuso in 50 minuti, quindi direi anche bene rispetto all'obiettivo che ci si era dati. Penso che siamo a ragionevole prossimità dell'una, l'abbiamo in un intorno destro perché l'abbiamo sfruttata di 3 minuti. A meno che non ci siano domande, probabilmente non ci sono perché l'avete già vista più volte, o avete magari cose invece che avete bisogno di chiedere, direi che proprio se possiamo spostarle poi al tavolo della pizza e ce le aggiungiamo voi. Va bene? Grazie.